mesi vi presenterò un'applicazione che si chiama WordArt e permette la creazione di nuvole di parole. È un'applicazione 2.0 del web. Come possiamo vedere dalla pagina home, WordArt permette di vedere quelle che sono le nuvole di parole create da altri utenti precedentemente andando su Gallery. Questa è la schermata che vi apparirà e potrete vedere quello che hanno fatto gli altri utenti precedentemente. Un'altra possibilità offerta da WordArt è quella di avere dei tutorial, degli emoji che sono delle faccine, consultare quelle che sono le domande più frequenti all'interno dell'app, il forum, il blog, oppure contattare gli amministratori. Vi è anche una sezione pricing dove possiamo vedere i due piani offerti da WordArt. Per quanto riguarda le funzionalità offerte da WordArt, come detto precedentemente, questa applicazione permette la creazione di nuvole di parole. La registrazione non è obbligatoria, ma è consigliabile, ma comunque si può eseguire la nuvola di parole semplicemente andando su Create Now. Questa è la pagina che apparirà e possiamo vedere sulla sinistra Word, Cloud e Art, che sono le tre parole che appariranno nella nuvola di parola. Scrivendo amicizia, schiacciando poi su Visualize, potremo vedere il risultato finale. WordArt permette anche di modificare i colori, gli angoli, i font, quindi i caratteri, le forme, i font, il layout e lo stile. Le lettere possono essere maiuscole, minuscole o solo con la lettera iniziale maiuscola. Altre funzionalità offerte da WordArt sono quelle di rinominare la nuvola, salvarla, stamparla, ordinarla, condividerla o scaricarla. Tiene login. La registrazione può essere fatta con username o mail e una password tramite Facebook, Google o Twitter. E questa è la facciata che vi apparirà non appena farete l'accesso. Quindi i vostri lavori sulla destra, alla sinistra le cartelle con tutti le word art, con tutte le word art e sopra la possibilità di creare una nuova nuvola di parole. Quindi la pagina che precedentemente era comparsa nel caso in cui non avessimo fatto nessuna registrazione. Questo è quanto, grazie a tutti per l'ascolto.